Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio vedere un'altra marca. Allora, questa marca io in Italia non l'ho mai trovata. Da quanto so è una marca di Londra. Questi sono i colori che sono dietro. Allora, costa veramente una cavolata questo qua. Allora, questa palettina qua costava intorno ai 7 euro. Quindi proprio una cavolata. Solo che diciamo allora i colori bene o male sembra che scrivono tutti abbastanza bene. Adesso vi faccio vedere, vedete? E li ho prelevati una sola volta. Ah, e non vi ho fatto vedere il doppio pennello. E con questo siamo ok. Adesso la terza palette, LA Girl. Questa è la marca. Questa viene Ontario, Canada, fabbricata però in Cina. Allora, il sito per guardare tutte le palette, vedete, www.lagirlusa.com, però vedete Ontario, eccetera. Questi sono i colori della palette. La palette si chiama Wonderlust. Cioè la palette è della linea Wonderlust, perché come ho visto io ne sono uscite tante. Io però ho preso questa 417. Bellissimi colori. Adesso vediamo come scrivono. Non sono mai riuscita a beccare una palette di questa marca, anche perché non vedendole in Italia, chi ha mai preso? Che sarebbe questo colore qua. E anche questo qua non scrive, cioè non è che non scrive benissimo. E anche fin troppo chiaro, questo l'ho dovuto prelevare due volte per farsi vedere. E questo pure. Quindi diciamo la cosa è quella. Però, a parte questa palette, io devo buttare tutte le scatole perché sennò poi dopo perdono solo, cioè prendono solo spazio e basta. Iniziamo con questo è della linea Color Wave, si chiama Fairy Tale la palette, sono 18,5 grammi di prodotto,
E questi sono i colori. L'unica cosa brutta cos'è? Diciamo, prelevando su queste cose qua, vedete un po', si stacca un po' troppo prodotto, però non è male, almeno a me i colori piacciono molto. Sono i miei colori. Quindi benissimo. Se dovessi ritrovarla lì l'anno prossimo, me la ricompro. Arriviamo con un'altra palette, marca Rude. Io ho preso questa, c'era pure bikini, eccetera. Inizialmente avrei voluto prendere quella bikini, ma perché non l'ho presa alla fine? Per una sola cosa. Diciamo, i colori erano simili. Questa c'erano più colori, l'altra leggermente di meno. Quindi vabbè, ho preferito spendere un attimino di più e prendere tutti questi coloretti qua. 30 colori sono. Allora, splendidi. Adesso vediamo la qualità. Questo invece l'ho presa in un negozio proprio su Gran Via, non mi ricordo quale, però non mi ricordo più, però comunque uno dei due negozi più grandi. E questo negozio qua dove l'ho preso, che non mi ricordo più come si chiama, è uno di quelli che vende un sacco di roba dai paesi stranieri. Sempre però quelli però distribuiti. Ma i colori scrivono da Dio proprio. Una figata pazzesca. Guardate qua. Prelevati una sola volta e scrivono benissimo. No, io ci devo tornare. Sì, che figatone pazzesche. Mamma mia, che roba bella. Cioè, non ho trovato in questa palette finora un colore che... Allora, ci sono i colori che non mi piacciono. Che poi questo color senape va bene con questa cosa della NYX che vi ho fatto vedere a inizio video. Poi, Madonna, che figata sto colore. Butto giù gli altri e vi faccio vedere. Tanto lo sapete che a me piacciono i colori forti. Ma forti. Guardate questi. Questo qua è molto, come dire, è molto fosfo. Poi questi sembrano molto simili, in realtà questo qua è leggermente, questo qua è un verde leggermente più scuro, questo qua invece ha una nota azzurra più forte rispetto al verde, e questo invece è il rosso. In pratica qua ci sono anche tre ombretti rossi. Qualcuno che ha le palle di fare l'ombretto rosso. Io il mio primo ombretto rosso l'ho preso dalla Kiko. Poi anni e anni fa aveva fatto un ombretto rosso con una nota pesante di marrone, l'aveva fatto della Palma, se ricordo bene, se non mi sbaglio ancora quella palette, e mi era veramente piaciuta tanto quella palette natalizia.
Se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere anche un video che avevo fatto anni fa con questa paletta, se ricordo bene, dovrebbe essere, diciamo, forse, ma non vorrei errare fra i primi, vabbè, che tanto ormai di video ne ho caricati a pizzeffe. Allora, poi andiamo con gli altri colori. Oh mamma, questo quanto è bello! Oh mamma! Io l'amo sta marca. L'anno prossimo mi comprerò tutte le palette se la becco. Io l'amo questa marca. Questo è fantastico. Questo azzurro è fantastico. Poi c'è quest'altro qua. Questo viola, bellissimo. Questo, cioè fare un trucco con questi quattro, una meraviglia. Poi questo è un altro rosso e questo è un altro rosso ancora. Solo che questa è una nota di marrone un po' più grande. Questo invece è puramente rosso. E vai. Mi devo iscrivere su Instagram al profilo della Ruth. Perché così devo sapere quello che esce, perché così per la nostra sono preparata. Poi gli ultimi colori di questa straordinaria palette, perché mi piace un casino. Mi piacciono i colori, mi piacciono come si sente, mi piace tutto. Ci sono veramente dei colori splendidi. E questi sono gli ultimi. Questo è bellissimo. Questo pure è un colore molto bello, che in realtà, vedete, a seconda della luce cambia colore. Perché? E adesso ve lo faccio vedere. Sarebbe questo colore qua. Come vedete, sembra grigio. Invece, quando si va a stendere, vedete, fa grigio rosso, molto interessante. Poi questo è un rosso stupendo. Questo è un color ciliegia. Questo qua è un marrone con una forte punta di rosso. Diciamo è più marrone con leggermente un po' di rosso. E questo invece è proprio il marrone. Bello, bello, bello. Cioè ci sono anche qua dentro dei marroni interessanti. E io per trovare interessante il marrone ce ne vuole. Perché sapete che per me il marrone è un colore cagata. A parte il fatto che io vi ho sempre detto, a me il marrone non mi sta bene addosso. Anche perché io sono troppo chiara, come potete vedere. E questa è una delle mie preferite, fra quelle che ho comprato ovviamente. Poi anzi, quasi, il resto ve lo faccio vedere in un altro video, perché mi sa che il video sta iniziando a essere un po' troppo lungo. E quindi facciamo la versione 2, e poi mi sa che siccome c'è un bel po' di roba da vedere, facciamo anche la versione 3, ok? Ciao a tutti, alla seconda parte!